Sarebbe utopia dire che oggi è un problema il rapporto fra genitori e figli, perché lo è sempre stato, forse oggi un pochino più importante perché i figli magari sono cresciuti, hanno un atteggiamento verso la società diverso. Sì, beh, poi soprattutto perché lo scenario è cambiato rispetto al passato, le famiglie sono diverse, ci sono molto meno bambini rispetto al passato, il futuro per i giovani non è un futuro positivo, per cui il futuro non è che invoglia e prende così tanto i giovani, e credo che le famiglie siano anche molto preoccupate rispetto a quello che sono in grado di garantire ai propri figli. Lei nel suo libro parla proprio di questo ruolo, no? Cioè il mestiere di genitore, che è una cosa che forse si fa fatica oggi anche a tramandare, oggi diventa una scoperta singola, non c'è più una tradizione. Sì, direi forse in passato con la famiglia allargata vi era una trasmissione che passava attraverso le generazioni, oggi la coppia si trova molto più sola a dover affrontare il peso dell'allevamento e dell'educazione dei figli. Una domanda potrebbe sembrare strana: è più difficile oggi essere figli o essere genitori? E io credo che è difficile per entrambi, ossia è un periodo complicato, e soprattutto poi l'adolescenza mette in luce le difficoltà dell'essere genitori e dell'essere anche figli. C'è un aspetto che forse incide anche sull'educazione dei figli. Oggi i genitori sono molto più, come dire, moderni, si avvicinano di più anche agli atteggiamenti e ai costumi dei figli, e questo diventa anche un modo forse per non dare anche dei distacchi, delle differenze. Sì, direi. Io ho parlato in un altro libro di famiglia adolescente, sì, in cui sono tutti un po' adolescenti, e c'è questa categoria di cui ho parlato, degli adolescenti. Diventa abbastanza complicato. I genitori si trovano spesso soli a dover affrontare il problema dei figli. Una volta la società aiutava a essere un pochino, come dire, più coordinati e anche più coerenti. Oggi sono tutte piccole isole in un grande arcipelago. Direi di sì, probabilmente. Un concetto da prendere in considerazione è quello di Bauman, della famiglia liquida. Famiglie che hanno come perso, diciamo, le regole, gli apparati che la sostenevano, per cui ognuno cerca di affrontare a suo modo questo compito. Il suo libro, un libro, può essere un primo passaggio per poter riflettere, no? Perché oggi siamo un po' pigri, abbiamo bisogno forse di tornare un po' a cose più semplici, quindi una buona lettura che ci aiuta, se non altro, a condizionarci a riflettere. Direi di sì, io non credo tanto alla scuola dei genitori, però può essere uno stimolo per interrogarsi. Prospettive, lei pensa che nel futuro la famiglia possa riacquistare alcuni valori, oppure quelli che adesso sembrano un po' scontati e spaesati possono diventare valori positivi? Ma forse è una fase di transizione, come tutte le fasi di transizione potrà, diciamo, forse generare qualcosa di positivo. Va bene. Lui la fissa, senza dire niente, sembra incantato. Lei non vuole distogliere lo sguardo, ma si sente ancora pizzicare la faccia. Per non sembrare stupida, cerca di prendere un'espressione impaziente, anche se non è per niente sicura di come le venga. Cos'era l'altra cosa che mi volevi dire? Lui si mette una mano sugli occhi come per ricordarsi la domanda.
Questa volta è la Provenza, ogni volta c'è un riferimento e poi la gente sente un po' i profumi, gli aromi delle terre che tu racconti. Sì, io poi cerco sempre di raccontare di luoghi che conosco veramente bene, per cui questa zona in particolare, questa Provenza un po' più defilata, questo Canton de Faience, è una zona in cui vado da anni e ho bisogno di conoscere il territorio, la sua natura, gli odori, lo spirito che c'è nell'aria. Chi segue i tuoi romanzi dice, vabbè, saranno sempre i soliti, invece dopo due pagine dicono che vengono proprio affascinati, è tutta una storia diversa. Io cerco ogni volta di scrivere una storia diversa. Le prime pagine però. Sì, è per questo che ho bisogno di lasciare uno spazio comunque di disintossicazione fra un romanzo e l'altro, e qui veramente credo di averlo scritto davvero con uno spirito decisamente diverso. Come mai molti registi si sono affascinati ai tuoi romanzi? Ci sarà un trade union? Ma forse perché sono storie in cui c'è un senso, forse anche cinematografico, nel senso del movimento, io mi sento molto claustrofobico quando sono chiuso in uno spazio solo e ho bisogno di uscire. E poi forse perché io stesso sono stato influenzato dal cinema, da film tipo 8 e mezzo di Fellini o Blow Up di Antonioni, hanno avuto per me l'influenza dei grandi libri che ho letto. Noi siamo un pubblico giovane a cui ci rivolgiamo, un grosso pregio è quello di aver tu rifiutato anche alcune etichette, no? Come quello di uscire anche da alcune giurie blasonate eccetera, ma è un gesto secondo me molto importante per far capire che comunque la letteratura non si può racchiudere solo con alcune persone, è di tutti. Io sono convinto di questo e non mi piace la dimensione del club chiuso e ancora meno ovviamente dei giochi truccati, no? Per quello per anni sono stato nella giuria del premio Strega e poi mi sono dimesso perché non mi piaceva l'idea della compravendita di pacchetti di voti, della manipolazione dei risultati. Io trovo che sia alla fine un imbroglio ai danni dei lettori che invece devono essere rispettati. Assolutamente. Per chiudere, questa rockstar, com'è questa rockstar? È una rockstar che ha dei momenti di crisi, è uno molto autocritico, no? Anche lui è molto consapevole del fatto che la meraviglia è imperfetta, quindi anche la meraviglia della sua fama, del suo successo, del fatto che milioni di persone ascoltano le sue canzoni, però ha il difetto che gli ha fatto perdere lo spirito iniziale. Quando incontra Milena Gelataia, che è la protagonista femminile, scopre in lei lo spirito proprio degli inizi, lo spirito dell'arte senza compromessi e con un'integrità assoluta, è lì che entrano in contatto. Un romanzo da oltre 900 pagine non è per tutti. Non è da tutti. No, infatti proprio per questo è un romanzo decisamente più compatto. La metafora era un romanzo con 14 punti di vista, un sacco di lingue diverse. Qui avevo voglia veramente, con l'imperfetta meraviglia, volevo concentrarmi su una dimensione contenuta. Torna a guardarla. Non dire, chiedere. Cosa mi volevi chiedere? Lei sentì di nuovo la piccola onda di allarme salirle dentro. Perché la meraviglia è imperfetta? Lui la fissa, in attesa. Lei si chiede se dovrebbe cercare una risposta accurata o cavarsela con una battuta. Alla fine parla senza riflettere. Perché non dura?